A proposito, ricordate il video dove pescavo con il manico di scopa? Ci avete fatto caso che ho dovuto lanciare la mora a mano perché è talmente rigido che appena tentavo di lanciare, appena facevo qualche movimento, la mora si staccava automaticamente, non c'era verso di tenerla su. Invece adesso, guardate, sulla super morbida, è da mezz'ora che sto viaggiando così con l'esca che ballonzola e la mora ancora lì attaccata, è tutta un'altra cosa. Questo è uno dei vantaggi, soprattutto quando si pesca con esche molto delicate, molto morbide come possono essere queste, tutta un'altra cosa, ma anche poi dopo i benefici si vedono anche in pesca, perché la presentazione rimane migliore. Oh, ci sono ancora due o tre more, forse. Slamata. Viene in mente che quando ho slamato la carpa era il primo lancio della giornata. Vediamo cosa succede con un pesce slamato al primo lancio. Non so se porta bene da come è cominciata. Scusate se rido, però è uno spettacolo. Avete visto che la canna morbida? Ci ho messo più ad allungare il guadino che a prendere la carpa. Buona dimostrazione, no? Ottima dimostrazione, direi, anzi. Questa si merita una foto fatta come si deve. Ancora vivacissima, eh? Si vede che l'ho tirata fuori in fretta. Grazie. Vai, vai, bella, dai che non ti tocco, dai. Tira fuori il muso. Ok. Ciao bella, grazie. Mi raccomando, questa se la merita proprio, Anzi, se la merita la morbidona. Gran canna, grazie. Un ragno Vespa. Non la ferma neanche il maltempo di questi giorni. Ciao amica.